Traffico di sigarette di contrabbando attraverso il porto di Salerno. La Guardia di Finanza napoletana ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone, di cui 8 in carcere e 1 agli arresti domiciliari, appartenenti ad un'associazione criminale dedita al commercio illegale di tabacchi lavorati esteri dall'est Europa verso l'Italia. Sequestrati anche beni immobili e beni mobili per complessivi 15 milioni di euro. Il modus operandi era semplice: l'organizzazione, sfruttando la possibilità di far transitare i tabacchi lavorati esteri in regime di sospensioni d'imposta destinati verso i paesi extra Unione Europea, aveva pianificato una fittizia operazione di esportazione di un carico pari a 9 tonnellate di sigarette prodotte in Romania, che in transito per l'Italia a bordo di un container si sarebbe dovuto imbarcare presso il porto di Salerno per lo scalo di Misurata in Libia. In realtà il piano dell'organizzazione prevedeva che una volta giunto in Italia il container contenente le sigarette sarebbe stato sostituito con un altro preventivamente caricato di merce fasulla, scatole vuote e mattoni, il quale avrebbe proseguito regolarmente il viaggio verso l'Africa accompagnato dalla relativa documentazione doganale. Come accertato successivamente, infatti, per il trasporto delle sigarette dalla Romania all'Italia, l'organizzazione criminale aveva predisposto un container clone, cioè identico nella forma e nel colore a quello originale fornito dalla compagnia di spedizione e cautelato con sigilli contraffatti, sul quale era stato apposto anche il medesimo numero di serie, utilizzando una inusuale targhetta adesiva.